auguro che il centrodestra vinca le elezioni con una maggioranza che consenta di fare un governo di centrodestra finalmente, per dare poi attuazione immediata al patto per la Lombardia che firmo, al patto per l'autonomia che firmo mercoledì a Palazzo. Sono concordi però non sulla presidenza del Consiglio, potrebbe essere la soluzione. Le scaramucce della campagna elettorale ci sta, non c'è problema. L'importante è vincere e poi c'è un programma condiviso e c'è una forte leadership e c'è una contesa virtuosa tra i due e bene, è una buona cosa perché crea energia. Il 5 marzo cos'hai in appuntamenti nell'agenda? Il 5 marzo adesso non lo so, ma qui ci sarà un periodo ancora di transizione fino a che non sarà proclamato il nuovo presidente, non sarà proclamato il 5 marzo, sarà proclamato credo dopo una decina di giorni e quindi lavorerò, il 5 marzo sarò qui a lavorare. Durante il video che mostrava tutta la tua legislatura si è emozionato un pochettino ricordando. Sono emozionato perché c'era la mia musica sotto, io che suonavo col mio gruppo, quindi mi ha fatto un po' emozionare. Sì, ma ci sta l'emozione per l'amor di Dio, però non ho rimpianti, non ho rimorsi, guardo al futuro con grande ottimismo e con grande voglia di fare, ci ho già tante cose in agenda rispetto, che sono le cose mie, quindi non mi annoierò né andrò in pensione.